Io non ci metto la faccia in questa storia, perché non c'è motivo. E la storia è fatta di palestra, ora vedrete, di muscoli, di tessuti. È una storia di chi comunque trasforma il corpo, lo rende esteticamente, non so se posso dire perfetto o meno. È una storia fatta di tante discipline nello stesso tempo. È una storia che parte dalla fine, perché questi sono tutto quello che è avvenuto qualche settimana fa, qualche giorno fa. È la storia di un ragazzo che ha deciso di giocare con il proprio corpo, perché comunque gioca molto con il corpo, ma non è proprio così. Io rimango leggero, perché sarà Orazio Nicosia a raccontarmi questo mondo che è fatto di sforzo, estensione, tensione. E di tante altre piccole cose che mi sorprendono. Faccio questo aneddoto prima di sentirlo. Non ha preso un bicchiere d'acqua al bar e io ho detto: perché non prendi l'acqua? Me lo faccio spiegare da lui. Orazio, questi sono, buongiorno, Buongiorno. questi sono, I trofei che sono ecco. stati vinti dopo un anno di sacrifici col mio preparatore, coach Angelo Sanfilippo di Canicattì di Agrigento, che saluto, è una persona fantastica, stupenda, che in questo anno di diverse difficoltà che ho subito, dalla perdita di mia mamma, e di uno stare non tanto bene fisicamente e mentalmente, con tanto lavoro e stress dietro le spalle, lui insieme alla mia compagna, diciamo che sono state le due persone che veramente sono state accanto a me, sotto tutti i punti di vista. Senti, Quindi, allora sì, partiamo dai trofei. i trofei. Questi Allora. trofei, dicevo poco fa, che sono dei trofei vinti dopo un anno di sacrifici nell'arco di un mese. Partiamo dal primo, che è questo Ecco. qui, diciamo uno dei trofei Più più ambiti, ambiti, eh? sì, il Panatta Rimini Contest, come ogni anno in prima settimana di giugno a Rimini si tiene una manifestazione più grande d'Europa, una fiera del fitness dove appunto ci sono tutti i vari tipi di sport, qualsiasi tipo di Tutto quello disciplina, che tutto comunque è la quello, palestra. la palestra e lo sport in generale. Ok. Quindi diciamo che noi aspettiamo con ansia e tanta, tanta, veramente grinta questi 2 giorni, Senti, a sto voi di sapendo questo mondo vi luccicano gli occhi quanto si sente sì, Rimini. per noi è come portare un bambino al parco giochi. Lì è veramente un mondo fantastico dove quando tu ci vai la prima volta, ci sono andato per 4 anni, dove ci vai la prima volta ogni anno ci vuoi ritornare, anche se l'unica tappa è quella, ma ci vuoi ritornare. La tua attività sportiva è bodybuilding o bodybuilder? Com'è? Bodybuilding in generale, Bodybuilding, bodybuilder è ok. la persona singola che fa Ecco, questo tu sport però sei qua. un bodybuilder. Sono un Ecco, cioè io bodybuilder, sì. volevo, perché poi all'interno del vostro mondo ci sono varie specifiche. Tanti tipi di categorie, dal bodybuilder, dal men physique, dal classic physique per quanto riguardano gli uomini, e poi ci sono categoria bikini, Bravo, cioè model, tu wellness non per sei quanto un riguarda. model. No, io Cioè, ecco. faccio parte della categoria men physique muscular, che diciamo che è Ecco, la categoria estrema a livello perfetto, ecco, muscolare è del men giusto physique. arrivare perché Sì, adesso sì. vedremo delle cose. Quindi questo, tu sei stato proclamato Io sono primo stato primo classificato. classificato di categoria e il primo in assoluto. Ho vinto anche l'overall. Quanto eri bello e quanto eri pazzescamente muscolare? Perché c'è una bellezza in tutto questo, Sì, c'è una anche se non bellezza in tutto sembra, questo, anche se non però. sembra, per tanti non siamo belli da vedere, Esatto. ma è anche vero che lì sul palco è qualcosa di spettacolare. Sono le luci che vi rendono belli, sono i È vostri corpi allo stesso tutto un tempo. insieme di cose che va a portare, diciamo, l'atleta sul palco ad essere bello sotto tutti i La punti di vista. giuria, La giuria. cosa, perché è importante? Io sono uno malato, no, di queste Sì, cose, sì. ma la giuria cosa vota in voi? Cosa vede? Quali sono i Allora, i parametri? parametri della mia categoria andiamo a parlare con del V-shape, il V-shape di un punto vita molto stretto, Stretto. stretto, con una bella ampiezza delle Tu quanto è spalle. stato il tuo punto vita più stretto? Diciamo che quest'anno è stato pazzesco. E di volta in volta, di gara in gara, diciamo che è stato sempre ad aumentare, a migliorare, avere sempre più risultato, sempre più una bellezza e un punto Ma vita ve lo pazzesco. misurate?
Diciamo che nell'arco dell'anno, durante il lavoro che facciamo con il nostro coach, quindi viene presa la plicometria, appunto massa grassa, massa magra e tutto quanto, però lì quando sei arrivato non c'è bisogno, perché già l'occhio te lo dice, lui stesso. Altri parametri di giudizio? E il saper posare, il posing è molto importante. Quindi la posing, sulla posizione. Sì, bisogna studiare molto il posing. Ci sono 4, 5, quanti sono i momenti di posa che fate voi? Nel nostro sono i due laterali, il frontale e il posteriore. Il posteriore. Sì. Okay, sì. Cosa diversa dal bodybuilding, diciamo, quindi parliamo di categoria 80 kg, 70 kg, 75 kg. E in questa voi lì non c'è la categoria di peso, o anche da voi c'è? No, la nostra categoria va suddivisa in altezza, diciamo. Io appartengo al main physique muscular meno 1,75 m, poi ci sta più di 1,75 m, 1,80 m, in base anche agli iscritti nella categoria. Quindi questo è stato, ascoltami, questo è stato il primo della... Il primo trofeo vinto? Questo di quest'anno è stato il primo trofeo vinto. Okay. Il primo posto categoria. Comunque ti sorridono gli occhi su questo trofeo. Sì, perché è cercato e voluto da tanti anni, e dove ci sono arrivato sempre quasi ad essere il vice, e quest'anno posso dire che il campione categoria assoluto sono io. Sì. Senti, ti porti in quello più grande? Questo qua. Ecco, ti porti in questo. Questo qua. Questa è la federazione in questo caso, no? Campioni italiani di federazione o di un ente o di un management? Allora, diciamo che la federazione in tutte le gare esiste, che partecipo io sono iscritto alla federazione IFBB Fit Italy. Ok. E Show Promotion, quindi diciamo che la categoria, la federazione è sempre quella. Perfetto. Che va a organizzare nell'arco degli anni diversi tipi di gare, diciamo. Perfetto, quindi la federazione c'è. Sì, sì. Poi c'è comunque la sfida, venite chiamate per dei tornei particolari. Allora, ti dico che proprio ieri sera mi è arrivato un messaggio su Facebook dove sono stato invitato a partecipare ad una gara che si terrà il 20 luglio, però non parteciperò. Ma dove sei stato invitato? Possiamo dire? In Italia, sì, fuori dalla Sicilia, però non mi ricordo bene il paese. Quindi non andrai? Città dove... Non andrò, perché abbiamo deciso col mio preparatore, sì, di prenderci qualche settimana di relax, un pochettino. Perché ora entriamo in questa cosa. Sì, andiamo sulla detox. Senti, questa cosa qui, quindi qui è comunque... Questo parliamo del campionato italiano. Ecco. E anche quest'anno posso dire che il campione poi già la medaglia la tieni così, che il campione, italiano di categoria sei e tu. Assoluto sono io. Gli avversari come erano? Io faccio la domanda banale, no? Perché tosti, non capisco, non tosti, so, ma gli avversari come erano? Quest'anno posso dire che è stato veramente un bell'anno, dove ci sono stati molti atleti preparati. Tu hai vinto nella posa o nella specifica del tuo corpo? Io diciamo che ho vinto quasi in tutto, sia per quanto riguarda la condizione fisica che ho portato, di cui voglio ringraziare anche Alex Zuccaro, che per noi è il capitano della nazionale italiana. Come dai, è una cosa seria. Sì, è una cosa seria. Sì, sì. Quando l'hai messa a collo, il tuo pensiero dove è andato? A mia mamma, perché diciamo tra qualche settimana, scusate l'emozione, è un anno che non c'è più, e diciamo che lei ogni competizione è stata sempre accanto a me. Ecco, lei come vedeva la tua attività sportiva? Da mamma o nello specifico diceva boh? Lei è stata sempre la mia prima fan. Quindi è stata sempre dietro di me per anni, cucinare 3-4 volte al giorno. Prepararmi tutto, essere sempre lì puntigliosa, ed essere sempre la prima dietro il cellulare se c'era diretta o qualsiasi link che potevo fare la gara, ad essere lì. Ti pesava tutto? No. Pesava tutto nel passato? Sì, tutto nei minimi dettagli. Sì. Tante volte succedevano anche delle liti, mamma, ma hai messo 10 grammi in più, ma non l'ho fatto apposta. Allora, posso dire una cosa? Tutto quello che stanno è stato portato a casa, quindi tutto quello che c'era quest'anno da poter vincere ho vinto. In primis lo dedico a lei, perché io penso che, e lo spero, che sia orgoglioso di me. Ups, ecco, qui andiamo in questo, sì, perché insomma, tiralo fuori il cartello dal trofeo, se riusciamo, perché qui parliamo di Mister Universo Verona.
Bussolengo Verona. Ecco, cioè, Mister Universo qui... Sì, tanta roba. Cioè, tanta roba. Andiamo in un contesto di manifestazione internazionale, di parametro diverso. Infatti, diciamo che il campionato italiano è stato svolto il giorno 29, sabato, sempre a Bussolengo Verona. Il giorno dopo, sempre nella stessa location, è stato fatto il Mister Universo. Senta, ma qui il Mister Universo, dov'è la percezione diversa del ruolo dell'atleta? Allora, i parametri internazionali sul palco a livello di posing sono anche diversi. Okay. Quindi c'è molta più la giuria che ti tiene proprio sotto controllo nei minimi particolari anche il posing che fai. Una banalità: devi stare sempre con quattro dita sul fianco, perché se ne metti tre ti dà un punto di penalizzazione. Pazzesco. Quindi sei proprio sotto tiro. Okay. E poi tante pose che nell'ambito nazionale puoi un po' anche sporcare, gli devi essere preciso, perfetto. Altrimenti sei... Quindi sei stato perfetto, se possiamo diciamo di sì. Diciamo di sì. Senti, adesso mi porti un po' in giro, magari mi fai qualche pose, mi fai vedere cose, e poi parliamo dell'alimentazione, perché certo. Sono molto curioso da questo punto di vista, certo. Perché... voglio capire qualcosa, non ci riuscirò totalmente, ma magari a chi ci seguirà dirà: ok, allora, perché non ho capito la funzione dei carboidrati o meno nel vostro corpo. Certo, cioè, certo. Va bene, comunque è uno spettacolo. La spugnetta? No, non c'è bisogno. Il problema è quello che accade normalmente, penso in una prestazione, lo sto facendo in questo momento lui, una preparazione, proprio la prestazione. E la stiamo filmando rubando degli attimi che sono molto riservati, come ogni singolo atleta prima di entrare in una gara di ciclismo, di box, di calcio, negli spogliatoi. Ecco, questo è il momento degli spogliatoi. Sei cambiato da dietro la postazione? Sì. E non è soltanto il fatto di aver tolto la canotta, ma sei cambiato proprio mentalmente. Sì. Appena tu hai toccato gli attrezzi, il tuo corpo, il tuo viso è cambiato. Te lo posso dire, anche i tuoi occhi sono cambiati. Che cosa accade in questo contesto? Accade, tu entri in competizione, vai a fare una guerra. Quindi lì sul palco sei tu solo contro tutti. Devi dare il massimo. Perché la guerra la vince se dai il massimo. Quello che hai fatto qui in questa parete, diciamo, è una quello che fai prima di una gara, diciamo, una forma che, di riscaldamento, allora, di preparazione ai muscoli, diciamo di sì, però, o ai tessuti, perché ora voglio capire gare, allora nelle gare non abbiamo l'attrezzatura, come fa? Tra flessioni ci aiutiamo lungo l'alto, di solito il mio preparatore che mi dà una mano d'aiuto per diciamo il pompaggio. Ok. Quindi cerca di mandare più sangue possibile ai muscoli. Quindi in questo caso si ampliano i tessuti, certo. I vasi sanguigni producono. Certo. Senti, certo. Questo colore ambrato che sì. avviene e per questo... no, ti chiedo, e viene applicato per far vedere in dettaglio quello che accade nel corpo fotograficamente. Sì. Sì. Infatti l'ho messo per questa occasione, appunto per far sì, vedere appunto. Che noi, prima di essere sul palco, abbiamo una cioè, preparazione. Cioè, voi fatto non una preparazione non indifferente. Certo, certo. Assolutamente. Sia alimentare, sia per quanto riguarda anche il bere. Cioè, partiamo, ecco, dal bere. Tu devi arrivare asciutto, quindi non devi avere liquidi nel corpo, sì, o mi sbaglio? Sì, alla cerchiamo di bere il meno possibile per evitare che viene fuori... l'acqua extracellulare, okay. Quindi evitare che il gergo, diciamo, appannarsi, ecco. Quindi non quindi è altro che quel crea... velo d'acqua, okay. Che si va a installare tra la pelle e il muscolo, ah, ecco. Quindi diventi liscio, non avviene più quella pelle attaccata, okay. Al muscolo, quindi che vai a vedere proprio la fibra muscolare, vai a vedere tutto. Per fare quello che hai fatto lì, tu mi hai detto hai lavorato un anno. Sì, allora io ho tantissimi anni dietro. Tu hai la tua esperienza ormai, sì. Però per però arrivare per a quel punto sì, un anno di attività, di allenamento. Allenamento duro, tosto. Alimentazione che vai al punto di non riuscire più a mangiare. È più difficile. È più difficile. È una rinuncia, scusa. Mangiare, non è è più difficile mangiare tanto. Che quando sei a dieta, quindi che sei privo di tantissimi okay. alimenti. Ma che dieta è la vostra? È una dieta sofferente? Guarda, cioè la domanda la faccio più chiara, cioè, allora è sofferente per chi ci vede dall'esterno. Quanti no? Per tanti, ma diventa uno stile di vita. Quindi per noi non è una sofferenza.
Cosa rinunci soprattutto? Fammi degli esempi. Rinunciamo tutto quello che già tutto quello che a priori fa male al fisico. Cioè, perfetto. Okay, perfetto. Tutto quello che a priori fa male. Quindi parliamo di fritture, dolci, zuccheri, bibite gassate, tutto quello. E la parte dei vizi che togli in quel momento? Diciamo, o è la parte del disordine? La parte del disordine più che altro. Okay. Perché il vizietto ogni tanto te lo puoi mantenere. Il disordine è meglio toglierlo. Ora io ti chiedo, per estendere le fibre muscolari, fibre, tessuti, tessuti muscolari, ci sono anche i tendini, giusto, sì, che lavora molto. Certo. Qual è l'aspetto alimentare più chiaro, più semplice, per far arrivare un po' a chi ci seguirà nell'intervista? Perché io ho visto sempre mangiare, sempre di base pollo. Ma allora, che cos'ha sto pollo? E non il pesce? No, no, allora, parliamo di base proteica, non pollo. Quindi parliamo di pollo, carne rossa, pesce. Il pesce sì, pesce tanto, è ottimo. E quindi parliamo di berruzzo, berruzzo, e orata, spigola. Questi pesci, diciamo, che fanno parte della classica dieta mediterranea. Okay. E il pollo, diciamo, che è l'alimento che trovi più comunemente, o la carne rossa, per far sì, per farti i pasti proteici. Però parliamo di base proteica, quindi parliamo di pollo, carne, però pesce. Però anche molte fibre, no? Le fibre, c'è un periodo quando tu puoi quindi accedere a più fibre, quindi parliamo di verdure cotte o crude, grigliate, insalata verde, però è anche vero che un tot prima delle gare devi togliere le fibre, perché tante volte ti porta anche un gonfiore addominale. E a livello di liquidi allora come ti gestisci? A livello di liquidi... Cioè guarda, a me ha scioccato e hai rifiutato un bicchiere d'acqua. Allora io, beviamo tanto, 5, 6, 7 litri di acqua al giorno. Ok. Però la settimana del contest, ok, iniziamo gradualmente a ridurre, e a ridurre anche il sale, perché il sale è quello che ci fa trattenere tanti liquidi. Ok. Quindi diminuire l'acqua, diminuire il sale nei pasti, automaticamente ti aiuta ad andare ad eliminare quanti più liquidi pasti possibili. Al giorno? La media di 5, 6 pasti al giorno. Quindi è continua? Ogni 3 ore. Diciamo che siamo dei bimbi un po' più miseria. Ma la quantità di grammi, cioè come lavorate? Bisogna vedere la anche tu arrivi a mettere un chilo di alimenti al giorno, che poi diventano calorie differenti. Diciamo, ti faccio una mia alimentazione tipica giornaliera. Colazione di 250 ml di albume con albume? Sì, di albume d'uovo, che diciamo che l'alimento proteico strapazzato, sempre cotto. Sempre cotto, perfetto. Ecco, grazie. Sfatiamo questi questo miti, è importante. Sfatiamo questi miti qua di l'albume crudo, queste cose qua. Sempre cotto. Non è sempre quindi cotto. Mangiare sempre cotto. Sempre perfetto. Cotto. Quindi parliamo di 250 ml di albume con un tuorlo a colazione, e poi andiamo a mettere o farina d'avena, fiocchi d'avena, o fette biscottate, o gallette. Poi metà mattina, tipica alimentazione da dieta pre-gara, andiamo a fare tipo un 150 grammi di pollo con 2, 3, 4 gallette in base a che periodo siamo. Pranzo andiamo sempre col riso. Quindi sei arrivato a 3 pasti prima, diciamo tra virgolette, del pranzo. Al pranzo già sono 3 pasti. Sì, col pranzo sono 3 pasti. Sei costretto pasti. A svegliarti sempre alle 6 di mattina? Diciamo che col lavoro che faccio, che sono un personal, già per me matematico. Ma ti dico, ma se tu non dovessi alzarti alle 6 di mattina, cioè questo percorso è completamente diverso. Sì, perché almeno la colazione parte dalle 7 del mattino. Ok. Ogni 3 ore. Ogni 3 ore. Quindi poi pranzi. Pranzo, poi c'è la merenda. Merenda la facciamo sempre con un pasto con albume, oppure con pollo, carne rossa, parliamo sui 130. Merenda. Sì. Stiamo parlando sempre di un'alimentazione. Prestazione. Per andare a prestazione, fare una competizione. Prestazione. Perché altrimenti io vado a fare tipo il pomeriggio con uno yogurt greco. Con delle proteine in polvere e farina d'avena, stessa cosa la colazione, o la metà mattina o il panino con la bresaola, con la fesetta di vino. Ma se stiamo parlando di una preparazione un mese prima della competizione, dobbiamo cercare di fare tutto per ordine, grammatura. La sera? La sera, allora, e ci sono periodi al sesto passo. Sì, all'incirca al quinto sesto passo, tante volte abbiamo una soglia di carboidrati che può andare dai 50 agli 80 grammi di riso o di gallette. La pasta la cerchiamo di evitare. Noi cerchiamo di mangiare sempre alimenti che ci portano a indurre un indice glicemico basso, quindi non avere dei picchi sull'indice. Quindi gli zuccheri vi danno fastidio in un certo senso? Sì. Per avere poi lo zucchero lì
è un effetto negativo, un effetto certo, collaterale. Certo, perfetto. Certo. Okay. Quindi, e poi vai a dormire alle 9 di sera? Ma verso le 11. Cioè ti metti a letto, diciamo che, perché devi rinunciare, diciamo, a qualunque cosa. Diciamo che cosa. Tante volte la vita mondana è un pochettino messa da la parte. La metti da parte perché sì, magari stando in giro tante ti volte, viene... A parte che ti viene la fame, ecco, e a parte diciamo che tante volte il riposo è molto... ti porta ad avere dei risultati maggiori la mente comunque, dell'alimentazione. Tu dormi nella normalità? Sì, io forse è l'ultima settimana prima della vabbè, gara. Quello è un classico che per la prestazione. Fame, esatto. Di notte ti alzi, esatto, vai a bere, smadoni, ti giri, ecco, perfetto. Okay. Però in linea di massima... Okay. Senti, ti chiedo per chiudere, sì, le pose, se riusciamo, pose, no? Okay. Quelle classiche che portano a vedere un corpo scolpito. Allora. Posso usare una parolaccia? Cazzo, come si trasforma il corpo? Scusa. Quanto sei orgoglioso e vanitoso in questo? Molto. T'è cambiato gli, molto. Ti sono cambiati gli occhi? Molto. È impressionante l'estensione. Cioè diventa una V perfetta. Ok, ti è cambiata la mente. Quanto ti senti Hulk come cartone animato? Ops. Quando mi sento Hulk? Per i bambini tanto. Perché mi è capitato proprio quando tornavo da Verona in aeroporto, io col mio compagno di team Antonio Coniglio, che lo saluto, lo voglio bene come un fratello, anzi come un nipotino, siamo stati fermati da due bimbi in aeroporto, uh-huh, che ci guardavano con gli occhi proprio a cuoricino. Quindi noi abbiamo aperto i borsoni, li abbiamo messo le medaglie al collo, abbiamo fatto una foto con loro perché la senti, cosa più bella è vedere sorridere un per chiudere, sì, che cos'è questo sport? È per tutti? Non è per tutti? Non è per tutti. Dobbiamo sfatare delle cose, il bene e il male c'è sempre ovunque, c'è sempre ovunque, okay, ma non è per tutti questo, ecco, e fare tutto con criterio e soprattutto essere seguiti. E dico non è per tutti perché i sacrifici e le rinunce sono tante e non tutti riescono a farle, però è anche vero che quando scendi dentro con tutte le scarpe è vita, è fonte di vita, non puoi farne a meno. Grazie. Grazie a te.